Grazie Presidente. Io volevo mettere in evidenza un po' da dove derivano questi debiti che noi stiamo estinguendo, perché penso che per fare chiarezza bisogna dire che cosa abbiamo ereditato e che cosa noi stiamo facendo. Quindi noi in pratica abbiamo un debito che è stato contratto per fare degli investimenti, come diceva la consigliera. Questo debito è abbastanza cospicuo, supera il miliardo, quant'è? Di questo debito Roma Capitale, come emerso nella Commissione Bilancio, potrebbe estinguerne 250 milioni e, come dice il Ragioniere Generale, risparmiare 45 milioni di interessi. Ora noi siamo riusciti a fare questa estinzione di 77 milioni, abbiamo risparmiato 5 milioni che abbiamo potuto destinare al trasporto per disabili. Logico che quando andiamo a estinguere dei debiti che abbiamo contratto per fare investimenti, purtroppo non facciamo investimenti, e questo è il dato un po' più triste, diciamo, di questa manovra. La parte invece più triste, nel senso che stiamo contraendo comunque risorse agli investimenti, ma questo l'abbiamo visto anche nel rendiconto 2017, che purtroppo gli investimenti li abbiamo contratti. Però infatti quello che mi sono in Commissione Bilancio, che ho chiesto che eventualmente nella prossima cancellazione dei debiti quei soldi che andiamo a risparmiare, se li possiamo considerare risorse da destinare agli investimenti. Sono spiccioli, saranno altri 30 milioni, non so quando saranno, però sono sempre risorse importanti per gli investimenti. Questo giusto per dire che io penso che questa amministrazione si sta prendendo appunto la responsabilità di ridurre i debiti, che non è cosa da poco. Di solito le amministrazioni precedenti facevano i debiti, noi li stiamo riducendo, quindi già questo segnale in controtendenza è un qualcosa di positivo. In più, se riusciremo poi in futuro a fare anche degli investimenti, a riuscire appunto a realizzare le opere che mancano in questa città, forse abbiamo raggiunto un obiettivo abbastanza importante. Quindi io ringrazio l'assessore per, diciamo, questa... Sì, grazie Presidente. Ringrazio l'assessore per questa, diciamo, manovra, per questa estinzione anticipata dei debiti, ma continuiamo su questa strada, perché così almeno riduciamo questo debito che ci portiamo dietro, che non l'abbiamo fatto noi, ma lo stiamo cercando di ridurre, e questo è già un qualcosa di positivo. Grazie.